Sì, salve, sono Matteo Romano, vengo da Arezzo, dalla scuola ITIS Galileo Galilei e l'esperienza che ho fatto è stata a Murcia, in Spagna, dove abbiamo lavorato all'interno di un'università e abbiamo costruito un progetto dall'inizio alla fine. Abbiamo pensato a quale fosse la finalità, nel mio caso era un pannello solare che girava in base a dove è il sole. E abbiamo iniziato con il cercare i materiali all'interno di internet, cercare le migliori opportunità che c'erano, comprarli e fare tutto il programma dall'inizio alla fine. E alla fine avevamo appunto una data in cui dovevamo consegnare appunto questo progetto. Sì, io sono Alessio e anch'io ero in università con Mattia. Ho lavorato a un progetto diverso perché io ho dovuto progettare una stazione meteorologica e il nostro progetto è stato molto simile perché anche noi abbiamo programmato la parte software e la parte hardware e abbiamo dovuto comprare tutti i materiali da zero, abbiamo preso tutti i rilevatori per prendere la pioggia, il vento, il sole e alla fine comunque abbiamo dovuto consegnarlo entro dei tempi prestabiliti. È stata un'esperienza molto bella perché alla fine abbiamo imparato una nuova lingua che io onestamente non parlavo minimamente prima di andare là. Ci hanno fatto anche un corso di lingua per apprendere meglio questa lingua e è stato veramente molto bello perché ci sono molte relazioni umane. Sì, io sono Niccolo Berti, vengo dalla scuola Guglielmo Marconi di Prato e sono stato a Badajoz in Spagna, dove ho lavorato in un'azienda che si chiama Gestina Global, dove si trattava, diciamo, il biogas e la biomassa ed è stata un'esperienza fantastica, anch'io lo spagnolo non lo parlavo, però ovviamente sono 2 mesi, non è che uno impara tantissimo, però mi faccio intendere, riesco a far capire insomma un po' di spagnolo e ringrazio Estres per questa opportunità, è stata un'opportunità fantastica, se la potessi rifare la rifarei. Salve, mi chiamo Lorenzo Giovannetti, studio chimica all'ITIS Leonardo da Vinci di Firenze. Io sono andato insieme a Mattia e Alessio a Murcia in Spagna e a differenza di loro due, mi sono occupato della costruzione di una macchina alimentata energia solare. È stata un'esperienza molto bella anche perché ho avuto l'opportunità di testarla in prima persona, questa macchina che abbiamo ricostruito. E nulla. Ringrazio Estra per questa grande opportunità. Boh, non saprei, può essere utile perché in 2 mesi impari anche una nuova lingua, in 2 mesi puoi fare, diciamo, amicizie, non saprei, puoi imparare a lavorare, tipo io studio chimica, però mi sono occupato di meccanica e elettronica a questa università. Ma secondo me il fatto di confrontarsi con persone con etnie diverse dalle nostre, con modi di fare diversi e una nuova lingua e soprattutto un lavoro che, insomma, la scuola che ho scelto io non si tratta di quel lavoro lì, però questo è un lavoro che sarà il futuro, cioè nel senso la biomassa e il biogas sarà il lavoro del futuro, quindi è un'esperienza importante e sono contento di averla fatta. Secondo me siamo stati veramente proiettati in un altro mondo perché io quando sono arrivato là mi sono veramente sentito cittadino del mondo, ho iniziato a capire quello che era il viaggio, la lontananza dalla famiglia, il dovermi arrangiare per insomma, poter sopravvivere alla fine. E più che riguardante il lavoro, io sono stato veramente molto contento di questo scambio culturale più che altro. Sì, anch'io come loro è la stessa cosa perché è una formazione di vita, perché ti aiuta, devi iniziare a fare tutto da solo, a gestirti, a conoscere nuove persone e metterti in comunicazione con il mondo intero. È stata un'esperienza fondamentale secondo me. Secondo me la cosa più bella è stata il rapporto che avevamo con i nostri tutor, perché ci si divertiva, si scherzava, era una cosa bellissima, cioè avevi proprio voglia di andare a lavorare. No, io invece penso che la cosa più bella che ricordo è l'ultimo giorno vedere che alla fine il mio progetto funzionava, quindi alla fine il lavoro che ho fatto a qualcosa è servito. Ma io penso che la cosa più bella è stata quando
siamo andati via, sentiamo ancora la nostalgia, perlomeno io sento la nostalgia di quel posto là, e quindi mi è rimasto un ricordo meraviglioso, bello e niente. La cosa più bella di questo stage è aver testato questa macchina in energia solare.